Buonasera, siamo sempre qui al ristorante Casalice, lo chef Davide vi auguro buona serata. Innanzitutto ringrazio ancora per tutte le condivisioni che state facendo, sono felice che vi piace la mia cucina, quella di Marco, di Ercole, insomma la nostra cucina. Oggi vi farò vedere una ricetta semplice ma di gran gusto. Questo è un polpo, un tentacolo di polpo già precedentemente bollito. Lo passerò a Marco che comincerà a renderlo croccante. Nel mentre io vi spiegherò il resto della preparazione. Queste sono delle strappe di sedano che ho messo in acqua e ghiaccio. Per fare le strappe di sedano, vi faccio vedere, questo è il sedano che ho utilizzato prima, basterà fare così, col pelapatate, ne faccio vedere una, la piegate verso di voi e fate questo taglio, quindi tutti tipo una julienne. Adesso la metterò qui e userò quella già pronta. Nel mentre, appunto, cosa farò? Scolerò le stripes precedentemente pronte che con il ghiaccio e l'acqua fredda si sono arricciate e subito dopo ci darò un'asciugata con un po' di carta. Dopodiché, una volta asciutte, le metterò in un altro recipiente e le condirò con un po' di olio, leggermente, un pizzico di pepe e un po' di sale e le girerò, non esagerate. Dopodiché, per chiudere il piatto, ho preparato una crema di fagioli cannellini. Per fare la crema di fagioli cannellini all'erba cipollina occorrerà prendere un pentolino, mettete un goccio d'olio, i fagioli, li fate rosolare leggermente e dopo aggiungete un po' di acqua. E quando i fagioli sono pronti, quindi se usate quelli precotti 4-5 minuti di il tempo che cuociono un po', e a quel punto spegnete e andrete ad aggiungere l'erba cipollina. Dopodiché, una volta aggiunta l'erba cipollina, andrete a frullare con un frullatore, un bicchiere o un mixer, aggiungendo solo a quel punto un pochettino di latte, poco poco, per rendere la crema più bianca, e un po' di sale, solo alla fine, così non sbaglierete il grado di sapidità. Appunto, il polpo è quasi pronto, io comincerò intanto ad impiattare. Metterò le stripes al centro del piatto, e Marco. Nel frattempo Marco ha cotto il polpo. Andrò a mettere un po' di sale affumicato. Taglierò il tentacolo a metà, andrò ad aggiungere il polpo proprio così e infine andremo ad aggiungere la crema di fagioli cannellini all'erba cipollina. Questo è una cosa che di solito faccio finire ai camerieri in sala, ed ecco a voi il piatto. Quindi polpo arrosto su stripes di sedano croccante e crema di fagioli cannellini all'erba cipollina. Lo chef Davide vi auguro buona serata. Marco, un saluto. Ecco il sorriso che tutti chiedete. Alla prossima, Ercole. Ciao. Alla prossima. Ciao.